Cogliendo le firme per uscire fuori dall'euro. Perfetto. Bene, dai, Niente che fra che poco si sbagliato. inizia. Andiamo. Torniamo dentro. Bene, cominciamo. Di tutti i comuni lo trovate tra i residui attivi,
che sono i crediti che io devo incassare, che magari sono del 1999, che non incasserò mai, tipo l'IMU dell'azienda Tanditani, che per fallita, che non me la pagherà mai, no? Siamo a questi livelli. E c'è un altro 1,5 milioni. Quindi, facendo i conti, i consiglieri comunali che dovevano decidere il giorno dopo che cosa dire e cosa non dire, hanno preso una marea di appunti, ma è venuto fuori che più o meno c'è un buco di 3-4-5 milioni, che è da capire, un po' colpa del comune, un po' colpa di Renzi e di compagnia bella, che per inciso taglieranno altri 8 miliardi. Voi capite che cos'è un taglio di 8 miliardi? E, insomma, che come l'ha tappato in parte il buco del comune? Ha venduto la prima azienda che gli permette di vendere l'Aimet, quella che era del gas, azienda che aveva come utile, anche quella sottopagata, sono riusciti a vendere 800.000 euro, a prenderci 800.000 euro, quando secondo me ne potevano prendere almeno un doppio, però la metodologia utilizzata per la valutazione non considerava l'utile prospettico dell'azienda, e siccome l'utile cresceva anno dopo anno, primo anno 50.000, secondo anno 150.000, terzo anno 350.000, la media veniva la metà di quello che sarebbe venuto prospettando un bilancio di 10 anni. Ora, chi di voi ha fatto economia sa che la valutazione dell'azienda viene fatta utilizzando l'avviamento, si calcola facendo il discount di free cash flow. Direte voi che è il valore attuale di una rendita futura dei prossimi 10 anni. Questa qui sarebbe stata minimo il doppio. Quindi praticamente gli appunti hanno preso una infinità, no? Allora io, se riesco domani, volevo pubblicare l'articolo che si chiama, si intitolerà Comuni italiani tra tagli renziani, ciacciafruttare all'ufficio ragioneria, e dite udite, l'ultima parte è fosse comuni per i prossimi cadaveri. Perché dovranno vendersi il cimitero, privatizzeranno il cimitero, non c'è rimasto altro per coprire il buco, e già parlano di privatizzare il cimitero. Arrivate a capire, potrete nemmeno morire. Quindi ci vorranno le foibe, che questa volta invece che gli slavi le dovremmo fare noi. Oh ragazzi, la questione degli euro è seria, io vedo delle facce sorridenti, non vi preoccupate, fra poco piangerete, perché quello che vi dirò vi renderà conto di un fatto: la maggior parte di voi sono cadaveri che camminano, e non sto scherzando, lo dico tra il segno e il faceto, ma semplicemente perché altrimenti già prendereste e uscireste dicendovi, se io dicessi con l'euro siete tutti morti, perlomeno tre quarti di voi, finita la storia. Però perché ci serve? Cerchiamo di capire. Allora guardate, quando, per capire che cos'è l'euro, devo farvi vedere gli effetti dell'euro. Quando è arrivato Monti al potere, notate quelle quattro righe, vedete che scendono, poi una risale e tre no. Quelle quattro righe sono rappresentano l'andamento di alcune voci economiche relative all'industria. Se poi noi mangiamo è perché qualcuno si organizza in forma di impresa e ci consente di lavorare, va bene? Se un favore, oppure lui fa un favore a noi a lui, è da capire, però il concetto è questo. L'unica cosa che sale, quella cosa verde lì, è il fatturato estero delle aziende, tutto il resto crolla. Allora, già noi possiamo dire, va bene, cosa ti importa Maurizio? Tieni il fatturato estero, crolla il fatturato interno, tutto sommato ci possiamo comunque accontentare. Qui nasce il problema, è che sta a dimostrare che noi, loro, non conosciamo, non conoscono il tessuto industriale delle aziende che rappresentano il nostro paese. Qui è il problema, perché come vedete il crollo del colore fatturato interno celeste va a pari passo con il crollo della rossa, che è la produzione industriale, che va a pari passo col fatturato totale. Che cosa significa? Che se il fatturato verde tiene, cioè l'export tiene, ma crolla il mercato interno e con esso crollano la produzione industriale e il fatturato globale delle aziende, vuol dire che quel verde non pesa niente. Uno Stato che si organizza come tessuto industriale per lavorare solo con il verde non ha capito
che sta massacrando il suo tessuto industriale. Però al MEF non gli interessa, alla Banca d'Italia non gli interessa e PD nemmeno. Per quale motivo? Perché loro ci sono concentrati sulle aziende che esportano, sapendo bene che quelle lì hanno un corposo fatturato rispetto alla Grecia, nella fattispecie 450 miliardi di euro. A conti fatti, se tutto va bene, un terzo dell'attuale economia. Adesso io dico, se facciamo bene tutta l'economia interna, come può il fatturato estero delle nostre aziende sorreggere una spesa pubblica che sapete quanto è? Oggi 780 miliardi, nel 2019 saranno 860. Questo significa 80 miliardi di crescita, questo significa 10% in più di tasse su cittadini con un'economia che crolla. Ups, lui, la testa. Ce la fa girare? Non devo girare io. Andiamo subito, sì. Sì. Che cosa succede quando, attenzione, torniamo qui. Voi vedete che il rosso cala il fatturato celeste, il fatturato delle industrie che lavorano all'interno del paese, panifici, maglierie, camicerie, quanto di più possiamo metterci sopra. Cala il rosso che è la produzione industriale e cala il